E rieccoci ragazzi, oggi ultima parte del video di Lisbona. Vi ricordo che qua sotto troverete il link del mio blog, in cui troverete l'articolo che tratta dei dettagli del viaggio appunto a Lisbona e tutti gli altri viaggi che ho fatto. E niente ragazzi, vi lascio al video e buona visione! Ti piace street art? Street art è bello. È fatta pure un artista portoghese, nome artistico Vils. Very beautiful, I think this is amazing. A voi pinciso il muro? So he digs on the wall, sai? Yeah. Capisci? Ah, you are crazy. Morerio, wake up! Preso il tuk-tuk, ci ha portato nella parte più alta della città. Phuket. Che spettacolo, ragazzi. Si vede tutto. E vanno avanti a foto loro. Ma questo è un video. Santo della città di Lisbona, ma nunca ha vissuto in Lisbona e per questa ragione non è il santo del cuore di persone di Lisbona, ok? Il nostro santo è Santo Antonio, perché Santo Antonio è nato qua, ha vissuto qua, sì. Ma San Vincenzo è ufficialmente il santo di Lisbona, anche la barca con due corvi. È il simbolo della città perché San Vincenzo è arrivato a Lisbona con due corvi a proteggere il suo corpo di essere mangiato per altri animali, ok? E questo è il mercato della lana. Si può trovare tutto qui da vendere,
È tutto rubato, giustamente. No, 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 è tu, no, non è niente rubato. È tutto. Sì, è tutto rovato, la polizia viene qua per vedere che sono, è tutto rovato, tutti i ladri qui. È una bella forma di trovare i ladri in Lisbona e vieni qua. No, ma c'è sempre questo mercato? No, oh, guarda qui, mosaici portoghesi originali alla sinistra. Ma c'è anche un problema perché ci sono tante persone che vanno a, ai edifici per rovare i mosaichi. Ah, sì? E poi li vendono. Cada uno 25 euro. Uno. Ah. Anche se volete un mosaico ti regalo uno. No, no, la mia nonna, la casa della mia nonna sono tanti. Sorry. Poi guarda l'elefante di questo lato. Sì. Don José che è il re responsabile per la ricostruzione della città di Lisbona dopo il terremoto del 1755 che ha distrutto l'85% della città. Ok? È il terremoto più forte dell'Europa, di sempre. Il terremoto di Lisbona 9 nella scala di Richter. 9 no? 9. È distrutto 85% della città. Thank you.
ragazzi, siamo in aeroporto, siamo per ritornare a casa. Una tristezza, si torna a lavorare. Perché la tristezza di ritornare a casa, magari c'è anche il cesso da cagare. Quindi. Ah, io andavo tranquillo. Sì, però sono andato una volta, basta. Voi raccontatemi come andate a cagare quando siete all'estero, c'è andato o no? C'è un? C'è andato o no a cagare loro? Ci vanno o no? Spero di sì, perché sennò sarebbero persone piene di merda.